Buonasera Presidente, sono Gianfranco Nitti, media finlandesi, ma pugliese come lei. Dunque, volevo chiedere subito una breve flash sulla citazione che lei ha fatto al Presidente Mattarella sulla nuova Helsinki. Il Presidente si riferiva alla conferenza sulla sicurezza europea che fu conclusa nel 75. Lei e il suo movimento sareste favorevoli alla indizione di una nuova conferenza, quella dell'epoca gettò le basi per l'avvio della distensione, per il crollo della cosiddetta cortina di ferro. Seconda domanda di carattere interno, ieri abbiamo avuto qui il ministro del turismo Garavaglia che ha citato il problema delle centinaia di migliaia di operatori mancanti nel settore del turismo e citando il ripristino del voucher come soluzione favorita dalla Lega. Lei ritiene che questa possa essere la soluzione, ovvero il salario minimo per cui so che siete impegnati? E a che punto è questa situazione, lo stato dell'arte della vostra proposta sul salario minimo? Grazie. Io la ringrazio per la domanda che richiama la proposta del Presidente, cioè richiamo il discorso del Presidente Mattarella. Ovviamente il Presidente Mattarella ha grande esperienza, anche grande visione per quanto riguarda la politica estera, ha dato sicuramente una prospettiva importante e interessante. Cioè noi dobbiamo pervenire a una nuova conferenza internazionale che possa offrire uno scenario di sicurezza e tutti i partecipanti, i protagonisti possano partecipare a definire questo scenario di sicurezza non solo per l'Europa ma anche ovviamente per ridefinire, diciamo, il nuovo equilibrio mondiale. Quell'epoca è un'epoca che segnò una svolta dopo un periodo di assolutamente di grandissime tensioni, di guerra fredda. Tra l'altro vorrei ricordare il ruolo importante che svolse il Vaticano e io mi auguro che il Vaticano, la Santa Sede, possa svolgere anche in una nuova conferenza di pace e di sicurezza un ruolo, perché è sicuramente un player importante che ha un grande know-how, una grande credibilità in questa direzione. E tra l'altro una conferenza che ci serve come il pane, perché noi, sul presupposto che dicevo prima, che la Russia rimarrà lì, e ci sono fatti completamente nuovi. Lei ha detto che lavora con i media finlandesi, c'è la richiesta della Finlandia di entrare nell'alleanza. Noi dobbiamo predisporci e elaborare, in questo momento forse non siamo in grado, è prematuro, ma noi dobbiamo predisporci per una nuova Ostpolitik. Noi non possiamo non pensare di governare lo scenario futuro, quello che verrà. Adesso chiaramente ci sono le armi, sentiamo solo il fragore e l'orrore della guerra, ma noi dobbiamo già lavorare in quella direzione, dobbiamo già costruire, predisporci, perché se non lavoriamo, non afferriamo gli scenari, gli obiettivi a cui vogliamo raggiungere, noi dobbiamo fare in modo che tutti gli atti, le dichiarazioni, i comportamenti siano funzionali per quegli obiettivi. Tutto ciò che invece ci allontana da quegli obiettivi deve essere scacciato via, dichiarazioni, comportamenti, eccetera, che ci allontanano da quegli obiettivi. Detto questo, per quanto riguarda il turismo, lei sa che il Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda le politiche del lavoro, le politiche sociali, è in prima fila in Italia, non solo quindi per la transizione energetica, ecologica, per la transizione digitale, ma anche per le politiche sociali, e mi fa piacere che ha citato la nostra battaglia di civiltà per il salario minimo. Noi, come dire, siamo... I nostri paesi più vicini con cui ci misuriamo delle volte sono la Spagna, la Francia, la Germania. Sono tutti paesi che hanno il salario minimo, anzi recentemente hanno innalzato anche la soglia del salario minimo. Invece l'Italia credo che sia uno dei pochi paesi all'interno dell'Unione Europea, forse siamo rimasti solo in sei, non vorrei sbagliare, senza una soglia minima di salario. Il risultato sapete qual è? Che qualche giorno fa sono andato a salutare una manifestazione in sciopero di lavoratori del settore della sicurezza privata. Alcuni di loro erano con un contratto che risaliva al 2015, che prevede
4,60 euro l'ora. Aggiungete lordi. 4,60 euro lordi. Noi siamo il fanalino di coda in Europa. È una vergogna per il mio paese. Quella è la soluzione. Quella è la soluzione come contrastare la precarietà. Se io, altro dato, comparo i nostri salari a quelli dei restanti paesi d'Europa, i nostri salari hanno perso nel corso del tempo un potere reale impressionante. Ecco, allora, io sono assolutamente sensibile. Abbiamo un progetto riformatore del paese per migliorare la produttività del nostro paese, per completare le riforme strutturali, per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, accelerare i processi, i tempi della giustizia, ma non dimentichiamoci la politica salariale. I nostri lavoratori, noi abbiamo il 13% dei lavoratori che sono lavoratori poveri, pur 13%. Cioè significa che prendono uno stipendio, una retribuzione, ma sono sotto la soglia della povertà. Tutto questo è incivile. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.